non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'antica grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione, vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne e distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in Corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekery che sa stupirti sempre con i suoi menù. Prova il menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro. E se vieni a pranzo da noi, un cupcake gratis per te. Ma stacco è anche l'ora del tè. Con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3. Questa è casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta e tantissimi preparati. Salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti. Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara.
Amici sportivi del calcio che ci piace, un cordiale buongiorno, ben ritrovati da Marcello Mancino, qui su Fly TV, canale 218 del Digitale Terrestre, per la 37esima puntata stagionale del calcio che ci piace 2014-2015. Ben ritrovati qui in studi di Bari, un'altra puntata importante del calcio che ci piace, vigilia del match con il Varese, una partita fondamentale dopo la sconfitta di Avellino e tutto quello che ne è conseguito. Ancora oggi ne parleremo di quello che è accaduto con l'Avellino, ma prima di tutto volevo davvero ringraziarvi di cuore per gli ascolti record della puntata di lunedì scorso col presidente Gianluca Paparesta, con ovviamente il presidente della FC Bari, che è stato in collegamento telefonico qui al calcio che ci piace. Davvero grazie di cuore, perché lunedì il mio telefono è letteralmente stato bombardato, quindi davvero grazie di cuore a tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi, salutando tutto lo staff di Fly TV e Lucio Costantini della regia. Ciao Lucio, ben ritrovato. Saluto tutti i nostri portali web, attenzione, da oggi c'è anche un nuovo portale in più. Saluto www.solobari.it, www.palogol.it, www.forzalabari.it, ovviamente la Gazzetta Meridionale per il quale collaboro. Ricordo anche questa, la nostra web TV con tutte le puntate del calcio che ci piace che trovate online. Ricordo però ovviamente che il canale ufficiale YouTube del calcio che ci piace è basta scherzo su YouTube, il calcio che ci piace spazio Fly TV. Ed ecco qui un altro portale che viene a collaborare qui in trasmissione con noi, un altro bello scambio come tra colleghi. Saluto il suo direttore Tommaso Di Nernia, ciao Tommy. E questo è il banner anche che ha inserito su barinelpallone.it, un altro sito di calcio dedicato al Bari, ma al Bari ovviamente primo piano, ma anche ovviamente panoramica anche sugli altri sport, ovviamente anche soprattutto il calcio della nostra provincia. Quindi un saluto anche agli amici di barinelpallone.it. Nuovi due ospiti quest'oggi in programmazione del calcio che ci piace. Arriviamo a 282 ospiti diversi in 4 stagioni di programmazione. Ricordo, 282 ospiti diversi significa sempre ospiti nuovi, quindi davvero non voglio dire, ma un piccolo miracolo televisivo lo stiamo davvero realizzando. La disponibilità degli ospiti ovviamente è fondamentale e non posso che cominciare con lui. Lo ritrovo con grandissimo piacere, finalmente però proprio nella vera trasmissione del calcio che ci piace, con Massimiliano Tangora, ex calciatore del Bari, tecnico, ormai nuova carriera ovviamente iniziata ormai da qualche anno. Ben ritrovato qui. Buongiorno a tutti. Doveva comunque terminare la mia carriera da calciatore. Chiaro, è ovvio. Ora adesso dove esattamente? Da un punto di vista di mister, giusto? Stai allenando? Sì, ecco. Ho accettato di nuovo l'incarico come commissario tecnico della rappresentativa juniores della Puglia. E poi vabbè, sempre c'è la collaborazione con il settore giovanile della NIC Calcio Bari. Perfetto, benissimo Massimo. Il microfono e do il benvenuto, lui è un assoluto debutto al calcio che ci piace e sono contentissimo perché è uno di quei tecnici giovani, preparati, come dico io, che piacciono a me. Mister, dico solo una cosa, chi viene al calcio che ci piace porta bene, quindi vai da questo punto di vista, un bel debutto. Muzio Fumai, l'allenatore dell'Atletico Mora. Ciao Muzio, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno, io vi ringrazio per l'invito, sono davvero onorato di questo invito. Grazie a te Muzio, benvenuto. Allora, Lucio Costantini, facciamo come sempre, come dico io sempre, facciamo un po' d'ordine, chiaramente con quello che è il prossimo turno del campionato di Serie B e la classifica con le nostre grafiche. E dopodiché facciamo così, recuperami già il collegamento telefonico che ho preparato quest'oggi. Allora, il prossimo turno del campionato di Serie B e le classifiche in onda, eccole qua. Allora, la 31esima giornata del campionato di Serie B inizia questa sera con Spezia Livorno, che è l'anticipo delle 20:30. Poi il programma del sabato vede appunto Bari-Varese al San Nicola, ricordo, quindi domani alle 15, Brescia-Latina, Carpi-Pescara, Cittadella-Crotone, Frosinone-Virtus-Entella, Perugia-Provercelli, Lanciano-Avellino, Trapani-Ternana. Poi ormai i campionati sono tutti ormai degli spezzatini, domenica alle 15 c'è Bologna-Modena e lunedì alle 20:30 Vicenza-Catania. Lucio, prima di mandare la classifica, lasciami un secondo la schermata, perché una battuta la volevo fare con Massimiliano Tangoda, perché guardando proprio la grafica, Massimo, c'è un turno che può essere davvero pro Bari,
perché il Bari gioca col Varese e deve vincere assolutamente, considerando anche le grosse difficoltà della squadra lombarda. Mentre è un turno pro Bari perché le due squadre, ricordiamo che il Bari ha 6 punti dai playoff, ma attenzione, sia ottavo che settimo posto, occupati rispettivamente dal Pescara e dallo Spezia. Beh, Spezia-Livorno è una partita molto equilibrata, Carpi-Pescara, il Carpi in questo momento sta facendo un campionato a sé. Certo, e Spezia-Livorno è credo sia la partita come anche Lanciano-Avellino, sono sconti diretti per la disputa dei playoff e quindi poi avrà il Bari il vantaggio di conoscere già il risultato di Spezia. È chiaro che deve fare la partita con un Varese di cui io non mi fiderei proprio perché naviga in brutte acque. C'è stata adesso la vicenda di nuovo con Dionigi, che è stato chiamato 2 settimane fa e adesso non so i motivi per cui è stato allontanato dopo poco tempo, quindi un Varese che potrebbe dare l'impressione di essere una partita facile per il Bari, ma che secondo me nasconde molte insidie. Certo. Ne parliamo con te perché ovviamente voglio citarlo perché ovviamente prima di tutto un amico del calcio che ci piace, un nostro amico personale che è Lorenzo Sibilano, che fino alla scorsa settimana è stato a collaborare con Davide Dionigi proprio nel Varese. Lo citiamo ovviamente senza andare nello specifico, poi cerchiamo ovviamente di capire un po' cosa sta accadendo al Varese. Come ti interrompo un secondo perché abbiamo il collegamento telefonico come ogni venerdì, io l'ho chiamato il giro telefonico d'Italia, ovviamente ogni venerdì andiamo a spiare, a curiosare cosa accade ovviamente con le squadre avversarie e quest'oggi ritrovo a distanza di un girone il mio collega Damiano Franzetti, giornalista di www.varesenews.it. Ciao Damiano. Ciao Marcello, buongiorno a tutti. Buongiorno Damiano. Allora, Damiano, a distanza di un mese, di un girone diciamo dall'andata al ritorno, è cambiato davvero tanto, soprattutto in casa Varese. Ho accennato, perché noi ne parlavamo anche a microfoni spenti, quello che è accaduto è abbastanza paradossale comunque a Varese, soprattutto in tutte e due settimane, perché l'arrivo di Dionigi e di Lorenzo Sibilano come vice, che è un amico, possiamo dire tranquillamente, un amico del calcio che ci piace, e ci ha lasciato molto perplessi. Allora ti chiedo, ovviamente, laddove mi puoi dare delle indicazioni precise, cosa sta accadendo al Varese e che tipo di Varese ovviamente hai visto questa settimana allenarsi con la nuova guida, ricordiamo anche che è ritornato anche l'ex direttore sportivo. Sì, hai fatto un quadro abbastanza preciso della situazione. A Varese qualcuno dice che siamo tornati alla normalità, io preferisco continuare a dire che è un caos e una squadra sportiva non andrebbe gestita in questa maniera. È vero, Dionigi è rimasto una sola settimana, ha dovuto giocare 2 partite perdendo entrambe e subendo 3 gol sia a Cittadella sia in casa con il Bologna, ma credo che non si possa giudicare il lavoro di Dionigi da questa settimana. Fondamentalmente sono cambiate delle cose a livello politico, dove per politico intendo a livello societario. La contestazione che ha colpito il vicepresidente Imborgia, che era arrivato pochi mesi fa a sua volta e aveva preso le redini di tutta la gestione sportiva, ha poi portato lo stesso Imborgia a dare le dimissioni. Imborgia aveva scelto Dionigi, e anche perché in precedenza si era defilato il presidente Laurenza, che ha messo in vetta la società. Bettinelli era uomo di Laurenza, Imborgia appena ha potuto ha colto la paglia al balzo e ha sostituito Bettinelli, che peraltro non stava andando bene, ovviamente la classifica del Varese è quella. A questo punto, defilato Imborgia, i dirigenti superstiti sono tornati su Bettinelli, anche perché pare che comunque i giocatori preferissero la soluzione Bettinelli. Bettinelli che era arrivato a 2 partite dalla fine della regular season l'anno scorso e pur con un pavoletto in più nel motore che faceva parecchia differenza, riuscì poi a salvare la squadra dalla retrocessione nei play-out con il Novara, con una vittoria a Novara, un pareggio in casa, veramente, veramente eccezionali. Finora Bettinelli non è riuscito a ripetere del tutto quella cavalcata, anche se poi nel girone di andata sicuramente, come avete detto voi, si vide un Varese meno remissivo, più concreto, e anche il Bari ne fece le spese a Masnago. Sì, infatti Damiano, hai fatto un esame anche tu perfetta,
Però ti chiedo questo, Damiano, noi onestamente da giornalisti dei tuoi lavori, che idea ti sei fatto proprio di questa crisi del Varese? È una crisi che ha delle radici o è veramente qualcosa che è esplosa all'ultimo e quindi è davvero la classica stagione sfortunata e quindi magari anche con una retrocessione, però l'anno prossimo già si potrebbe ricostruire? Cioè, qual è il pericolo che oggi avvertite a Varese? No, il pericolo principale è che il Varese non si fallisca, non si possa iscrivere alla prossima stagione o riparta da Serie B eccellenza o quello che dirà il regolamento. Non è una crisi improvvisa, perché il Varese già l'estate scorsa faticò ad iscriversi alla Serie B e da qui arrivarono i primi punti di penalizzazione. Il Varese ne ha tre, ma ne arriverà anche un quarto. Purtroppo la gestione precedente, quella del presidente Rosati, che aveva portato la squadra due volte in playoff, compresa una finale promozione con la Sampdoria, ha lasciato buchi enormi nel bilancio, si parla di circa 9 milioni, che poi la gestione di Laurenza non è riuscito ad andare a sistemare, a migliorare. E quindi tutta la stagione è imperniata un po' su questi problemi, che poi hanno costretto anche a sfoltirla, cioè non a sfoltire la rosa, ma sicuramente a indebolirla, a perdere diversi giocatori importanti, non dico di valore assoluto, ma importanti per questa squadra. Un esempio è Lupoli, che comunque aveva segnato diversi gol, se non sbaglio 6 in questa stagione, ma a gennaio è stato lasciato andare. Damiano, una battuta per cercare di trattenerlo. Damiano, una battuta al volo te la voglio fare anche dal mio gradito ospite di quest'oggi, Massimo Tangora, che è un ex calciatore del Bari che sicuramente conoscerai. Vai Massimiliano. Ciao, buongiorno Damiano. Niente, credo che in questa situazione quindi la squadra si è presa una grossa responsabilità, quello di far tornare Bellinelli, quindi mi aspetto una partita dal punto di vista agonistico importante, quindi a Bari. Tu che ne pensi? Sì, io mi auguro che questa responsabilità se la prenda. Io sono convinto che una parte del ritorno di Bettinelli sia dovuto proprio ai giocatori. Loro non lo dicono e si arrabbiano se glielo fai notare, però mi sembra sia così, ma non per sfiducia verso Dionigi, secondo me, proprio perché comunque con Bettinelli loro si sono trovati bene, molti lo conoscevano perché era stato vice di Sannino e di Maragna. L'augurio è che si fanno i tifosi, è proprio quello che la squadra prende in mano la situazione e reagisca. C'è da dire che nelle partite precedenti la gestione di Dionigi non è che si fosse visto tutta questa capacità di cambiare le cose. Non sto parlando di mancato impegno, perché quello, devo dire, c'è sempre stato. Sto parlando proprio di capacità di girare una stagione che in questo momento è molto difficile. Perfetto, Damiano, ti ringrazio. Una sola battuta al volo, un flash, ma Borghese mi confermi che è out? Non so se sarà out, sicuramente ti confermo che si è allenato a parte. Perfetto. Ed è un peccato, perché stava veramente veramente attraversando un momento molto buono dal punto di vista personale. Perfetto, so lui ha lasciato un ottimo ricordo qui a Bari, lui ha lasciato un ottimo ricordo qui a Bari. Sì, infatti lo sta lasciando anche a Varese, devo dire la verità, è uno dei più positivi. Perfetto, Damiano, io ti ringrazio, ti trovo al San Nicola domani? Non ci sarò a San Nicola, però seguiremo Varese News, seguirà ugualmente la partita in diretta, nel senso che la raccontiamo live, anche con contributo di immagini e di commenti dei lettori in diretta. Per qualsiasi cosa, lo sai, sono a disposizione della tribuna stampa. Un abbraccio. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, ciao Damiano Franzetti, mio collega giornalista di www.varesenews.it, collega molto preparato, ci dà sempre belle informazioni. Però fermiamoci un secondo, perché ovviamente c'è la partita di domani col Varese, ma è accaduto in settimana ancora il tema caldo di quello che è accaduto con l'Avellino. Chiedo a Lucio Costantini, ma dammi un po' di foto di quello che è accaduto con l'Avellino ancora, perché in settimana non solo non si è placata la polemica, anzi è aumentata. Quello sembrerebbe che davvero sia accaduto qualcosa di molto grave al partenio di Avellino. Io, Lucio, se mi mandi gentilmente quelle foto che ti ho evidenziato, perché da lì possiamo fare il dibattito. Allora, queste sono le foto ovviamente dagli sfottò dei tifosi. Io non capisco perché uno striscione come questo fatto dai tifosi dell'Avellino
è una provocazione, cioè è davvero pazzesca una cosa del genere. Cioè, io dico la questura, non cioè a Bari un altro poco le donne vengono fermate, controllate le borse per le bottigliette d'acqua, qua parliamo di striscioni, bombe carta, cioè io veramente sinceramente non capisco come possa entrare certe cose. Vabbè, questa è questo, soprattutto questo è un comunicato ufficiale, attenzione, un comunicato ufficiale dei tifosi, quindi del club dell'Avellino, meglio dei tifosi del, quindi diciamo del gruppo organizzato dell'Avellino. Nel passaggio, scusatemi, nel passaggio al centro di questo comunicato c'è un attacco proprio al presidente Papadesta. Io sinceramente dico ok, tutto quello che vogliamo, il campanilismo. Ma qua addirittura parliamo di comunicati, cioè qua siamo arrivati addirittura a un gruppo organizzato che attacca un presidente di Serie B. Massimo, cioè, qua siamo arrivati un po' a un caso limite. Mi verrebbe da non commentare una situazione del genere, perché pensare oggi nel 2014, nel 2015 un campionato di Serie B, non è un campionato magari minore di promozione, con tutto rispetto per le categorie che sempre di sport si parla, però credo sia inammissibile valutare e parlare di questi episodi. Addirittura dei tifosi organizzati che danno questi esempi di inciviltà, secondo me, laddove credo non ci sia stato, da che io ricordi a Bari, Non credo ci siano stati episodi per cui abbiano scatenato un sentimento di rivalsa nei confronti della tifoseria del Bari, che credo sia sempre comportata bene. Guarda, queste sono le foto ufficiali della FC Bari, che noi abbiamo in esclusiva qui al Calcio che ci piace, ringraziando sempre l'ufficio stampa e il studio fotografico Corcelli. Questa è una gabbia dove stanno i tifosi del Bari, è una gabbia. Non so se avete visto. È fuori discussione che è partito. Non so se visto il presidente Papadesta, non era in tribuna d'onore, era nella tribuna. Guarda, è nella tribuna con i tifosi dell'Avellino. Cioè, è pazzesco. E io veramente queste cose, ma poi tutto quello che è successo, se poi Lucio Costantini riesce a recuperarmi, c'era pure un'altra foto con un commento di uno steward. Ora bisogna vedere, ovviamente, perché su Facebook girano anche tante pseudo bufale, bisogna ovviamente dirlo, io l'ho voluta comunque scaricare. C'è un commento di uno steward in cui presentano conferma le minacce ai giocatori del Bari. Cioè, qua siamo veramente, eccolo qua. Cioè, nome e cognome, c'è scritto tutto, questo l'ha riportato, e li saluto perché sono altri amici ovviamente miei, con Nicola Lucarelli, saluto il sito orgogliobarese.it che ha riproposto questo argomento. Cioè, sta proprio scritto, addirittura con pare che abbiamo minacciato De Luca, il quale abbia detto non vi preoccupate, non faccio nulla durante tutta la partita. Cioè, siamo veramente... Sì, agli anni 80, 70, sui campi di promozione interregionale, dove magari si veniva minacciati anche con schiaffoni, succedevano questi episodi. Comunque, ripeto, è nato tutto dalla disparità nella vendita dei biglietti messi a disposizione rispetto all'andata... Ma vi faccio una domanda a entrambi, perché questa è una domanda ovviamente da ex calciatore e da tecnico, quindi sia a te Massimiliano che ovviamente a mister Muzio Fumai. E il calcio si sa è agonismo e deve essere lealtà sportiva, però quando un giocatore manca di rispetto nei confronti del suo avversario, perché quello che hanno fatto i giocatori di Avellino è mancanza di rispetto, quello che ha un po' scatenato e quindi che domani i tifosi del Bari si aspettano una forte reazione, è che purtroppo ad Avellino i giocatori del Bari non hanno avuto questa reazione che magari ci si aspettava. Ecco, da ex calciatore e ora da mister, e lo stesso ovviamente per il mister, cosa avreste fatto, sinceramente? Bah, io quantomeno per orgoglio avrei fatto una partita molto più determinata dal punto di vista agonistico, cosa che non ho visto, onestamente. Quantomeno una reazione, perché si può essere anche, diciamo,
provocati, insultati, no, con queste manifestazioni dopo il loro vantaggio sul gol. Non dico che bisogna rispondere magari con la violenza, però agonisticamente, laddove è consentito, io quantomeno avrei fatto quel tipo di partita. Io penso, mister, che Muzio, con Muzio Fumai, mister, ti dico secondo me questo, che ho visto comunque quella furbizia da parte di Castaldo e da parte di Trotta e Zito in modo particolare, che sono stati i tre giocatori che in fondo poi hanno deciso la partita a favore appunto dell'Avellino. Da giocatori come esperti, come Bagua, come Donati, come Rinaudo, come Contini, magari ci si aspettava proprio da loro un qualcosa in più? Premetto che non conosco le dinamiche che sono successe all'interno, chiaramente, però sì, comunque un discorso anche caratteriale, perché dipende comunque dalla persona. Anche a noi da giocatori è capitato ambienti particolari, caldi, io ero uno di quelli che mi caricavo maggiormente, quindi sicuramente una reazione maggiore ci si aspettava. Sono d'accordo con te. Facciamo così ora, andiamo con le domande dei nostri tifosi da casa. Saluto ovviamente tutti coloro che ci scrivono e che fanno parte del gruppo ufficiale Facebook Il Calcio Che Ci Piace. Siamo arrivati a oltre 2000 contatti e la prima domanda non può che essere lui, Giuseppe Ruggero, il fedelissimo. Ciao Giuseppe, scusate oggi un po' di tosse. Un caro saluto a te Marcello e agli ospiti in studio. A questo punto della stagione, che dite? Dobbiamo pensare solo alla salvezza o c'è ancora da sperare nei playoff? E secondo voi questa squadra ha le capacità di affrontare gli stessi nel caso ci arrivi? Mister, che mi dici? Sicuramente non bisogna né pensare ai playoff né ai playout. Io dico di affrontare ogni gara al meglio. Sono 12 finali. 12 finali, sì. È inutile pensare al dopo. Pensare partita dopo partita e cercare di cogliere il meglio ogni sabato. La seconda domanda invece di Loredana Caporizzi. Ciao Loredana, ciao Marcello, un saluto a voi ospiti in studio. Espongo una mia riflessione. Se Sabelli e De Luca avessero ricevuto minacce, è possibile che nessuno le abbia sentite o filmate? Invio un saluto a tutti voi e i membri del gruppo, tutti pazzi per la Bari. Massimo. Ma è possibile, resta il fatto che comunque non si può offrire una prestazione anche dopo delle minacce, ripeto, cosa che accadeva 20-30 anni fa negli spogliatoi sui campi di calcio. Quindi credo che comunque non sia in ogni caso giustificata la prestazione del Bari, che ha dimostrato, e qui rispondo forse anche a questa domanda, ha dimostrato in questo campionato di avere un'alternanza di risultati e di prestazioni, quindi in effetti l'accedere ai playoff sarà sicuramente frutto della continuità di risultati, cose che non ha avuto fino ad oggi il Bari. Andiamo con l'altra domanda, è sempre di Loredana Caporizzi, praticamente è un'unica grande domanda che ho diviso in due argomenti, anche perché molto interessanti. Sempre Loredana scrive: quello che è successo prima della gara, durante e dopo la gara di Avellino è vergognoso. Non penso che Palestra si sia inventato tutto. Ho da dire due cose sulla delibera del giudice sportivo. Non la ritengo giusta perché durante la partita non esistevano i racchettapale dell'Avellino e non è giusto dopo soprattutto quello che ha subito la sanzione il Bari soltanto una settimana fa. Ricordiamo il Bari ha avuto un'ammenda perché nell'ammenda si diceva che i racchettapalle erano lenti nel consegnare il pallone ai giocatori del Catania, nell'ultimo match col Catania. Qui la legge dice è uguale per tutti. Beh, Massimiliano, tu da ex calciatore, che cosa lo so, purtroppo accadono ancora queste situazioni poco sportive, ripeto, in un campionato professionistico di Serie B non dobbiamo essere noi sicuramente a provvedere e a fare diversamente da quello che accade. Ci sono gli organi predisposti e competenti che dovrebbero intervenire, non solo ad Avellino, probabilmente capita su qualche altro campo. Ripeto, però resta il fatto che a maggior ragione secondo me il Bari avrebbe dovuto
offrire una prestazione diversa da quella che ha mostrato ad Avellino. Ci fermiamo, il tempo veramente vola, già è finita la prima parte del calcio che ci piace di quest'oggi, seguite ovviamente i nostri sponsor fondamentali, ricordo fate la pubblicità qui al nostro programma, Lucio Costantini ha appena postato i nostri contatti, pubblicità, ci troviamo tra qualche minuto, seconda parte del calcio che ci piace, celebriamo il Monopoli, grandissima impresa mercoledì sul campo dei Castelli Romani, conseguendo la finale della Coppa Italia di Serie D. L'Atletico Mola che lotta per i playoff nel campionato d'eccellenza e anche l'Atletico Mola viene da una grossa impresa domenica scorsa sul campo della Do e ovviamente anche una battuta sul prossimo match appunto di domani tra Varese e Bari in conclusione di trasmissione. Qualche minuto ci troviamo quindi qui il calcio che ci piace per la seconda parte. Vi aspetto, qualche minuto, pubblicità. Per chi il vino non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'Antica Grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione. Vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne e distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in Corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekery che sa stupirti sempre con i suoi menù. Al menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro e se vieni a pranzo da noi un cupcake gratis per te. Ma stacco è anche l'ora del tè, con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3. Casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta e tantissimi preparati. Salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti.
Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara. Rieccoci qui, seconda parte del Calcio che ci piace di questo venerdì 13 marzo 2015, 37esima puntata stagionale del Calcio che ci piace. Ben ritrovati da Marcello Mancino, saluto e ringrazio Massimiliano Tangona che è andato via perché aveva impegni, ovviamente mi aveva già detto, lo ringrazio perché comunque ha mantenuto la promessa di essere qui con noi quest'oggi. Ovviamente rimane con me in studio mister Muzio Fumai, allenatore di Atletico Mora, ma come di consueto, seconda parte di trasmissione la dedichiamo al calcio dilettantistico. Non possiamo che iniziare oggi celebrando la grandissima impresa del Monopoli. Come ben sapete, meno di 15 giorni fa è stato qui ospite in studio il presidente del Monopoli, Vincenzo Mastonardi. A me piace seguire il calcio con i colleghi, a me piace fare squadra, lui è un amico, è preparatissimo, è un grande collega, lo saluto e lo ringrazio per questo collegamento telefonico con Domenico Di Carlo, giornalista di Canale 7. Ciao Domenico! Buongiorno, buonasera Marcello, buon pomeriggio a tutti e insomma grazie anche per i commenti. Vabbè, Domenico, quando sono giusti, lo sai, è bello grazie. Tra colleghi perché io da Bari ovviamente seguo il Bari, ma seguo come tu ben sai da sempre il calcio dilettantistico nostrano, quindi sia della zona nord che della zona sud di Bari. Qui si tratta di celebrare una piazza a cui io poi sai perfettamente, sono molto legato. Una grandissima impresa perché andare a vincere, come ha vinto poi il Monopoli contro la squadra dei Castelli Romani, che onestamente è sembrata una cosa piccola nei confronti del Monopoli, quando invece in realtà il Veneziani aveva dimostrato tutto il suo valore. Invece il Monopoli è andato con una calma disarmante a giocarsi questa partita, ha colpito proprio nel momento clou della partita, un minuto dal termine del primo tempo, ha saputo gestire magari l'unica pecca, non aveva ammazzato alla fine con quel 2-0, quel gol praticamente già fatto a porta vuota, però fa niente così, sì, l'importante è da vincere. Non solo Marcello, anche all'inizio del secondo tempo il Monopoli aveva cominciato molto bene, avendo tre occasioni per il raddoppio, vabbè, poi il gol di Elkham c'è stato clamoroso, insomma, il gol dell'Elkham, dopodiché il pallone è tornato nell'area del Monopoli, insomma si sono aperti alcuni fantasmi, diciamo, nella mente dei tifosi e di chi stava seguendo la partita. Però dicevi bene, il Monopoli ha gestito alla grandissima la partita, grandissima prestazione della difesa di tutti e quattro i difensori, con Pinto che è tornato per la prima volta in questa stagione a fare il terzino, squadra compatta, io l'ho definita in telecronaca la prestazione tatticamente perfetta, ecco. Considerando che di fronte aveva una squadra che probabilmente è costata quattro volte il Monopoli, andiamo a fare due conti, diciamo, con i nomi che aveva in rosa, quindi. Domenico, sto mandando in onda le foto ovviamente ufficiali del match di mercoledì tra il Monopoli e Castelli Romani. Le foto voglio sempre ringraziare l'ufficio stampa del Monopoli Calcio e Giovanni Maviglio che le ha realizzate. Davvero un'impresa perché il Monopoli aveva puntato tutto su questa coppa. Ricordiamo Coppa Nazionale di Serie D. Ora però voglio chiederti questo, Domenico, perché molti amici ovviamente che ci seguono qui in trasmissione, soprattutto appassionati del Bari e del calcio comunque dilettantistico, cosa succede? Cioè il Monopoli ora giocherà questa finale a Firenze, allora, quando esattamente? No, a Firenze non è assolutamente ufficiale ancora. Insomma, non è ufficiale la data di Firenze ancora, scusami. No, insomma, ci sarà un comunicato della Lega Nazionale Dilettanti il 15 aprile. Il Monopoli è in finale e nella peggiore delle ipotesi entrerà nei quarti di finale dei playoff. Però per vincere la Coppa entrerà nella semifinale, poi insomma, considerato che nei turni precedenti ci sono 4-5 partite, Monopoli arriverà fresco, poi no? Freschissimo, diciamo, ai playoff. Domani con una battuta proprio al volo, scusami, perché io avevo letto sul comunicato proprio Firenze, quindi non è ufficiale. Io non, in questi casi si attende il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. Sinceramente mi ha sorpreso quando ho letto Firenze, perché solitamente al Flaminio di Roma.
No, invece si parla poi di trovare una città equidistante dalle due finaliste, quindi siccome insomma Correggio e Firenze non sono poi lontanissime, differenti invece evidentemente Monopoli Firenze, quindi però negli ultimi anni è stata giocata a Firenze, Scandicci, può essere anche che questa non venga giocata lì, però non c'è alcuna ufficialità ancora. Perfetto, io una domanda te la voglio far fare anche dal mio gradito ospite in studio quest'oggi, ho avuto nella prima parte Massimiliano Tangò, da ex giocatore del Bari, ora è rimasto come in studio il mister dell'Atletico Mora, Muzio Fumai. Muzio, che Monopoli hai visto? Soprattutto cosa possiamo chiedere al mio collega Domenico Di Carlo, che lui segue quotidianamente il Monopoli? Sì, buongiorno Domenico, io sicuramente ho visto un gran Monopoli, un'impresa davvero, andare a vincere questa partita fuori casa e quando anche alla squadra avversaria bastava comunque un pareggio, quindi davvero un'impresa. Io ho avuto mio fratello che ha giocato 2 anni a Monopoli, quindi tifo Monopoli, per cui davvero faccio un grandissimo bocca al lupo per la finale. Assolutamente, intanto saluto Nicola che insomma qui ha lasciato dei bellissimi grazie. Insomma, ieri sì, avete detto una cosa giusta dal punto di vista teorico, cioè quella che il Monopoli ha giocato fuori casa. In realtà avrete visto attraverso le immagini televisive che il Monopoli ha giocato in casa con tutto il settore ospiti completamente invaso, diciamo, dalla tifoseria biancoverde, a differenza invece di una squadra, la Lupa Castelli Romani, che non ha una vera e propria tifoseria. Insomma, c'è un discorso che probabilmente conoscerete, di dirigenti, no, che sono fuoriusciti dalla Lupa Roma, quindi non c'è una storia alle spalle, quindi di conseguenza non hanno tifoseria, quindi in realtà il Monopoli ha giocato praticamente in casa, anche se a 500 km di distanza. Una battuta con te Domenico, sì. Perché ovviamente ora il Monopoli già ovviamente deve comunque pensare anche al campionato, perché domenica si ritorna in campo, una trasferta da prendere con le molle, quella di domenica, che Monopoli ti aspetti? Sinceramente non lo so, nel senso che ovviamente la testa è stata ampiamente, diciamo, coinvolta dalla semifinale di Coppa Italia, quindi onestamente non so che Monopoli andrà a Pozzuoli. Tanto c'è la squalifica di Esposito, sinceramente non credo che ci abbiano anche pensato la squadra alla partita di Pozzuoli, e non ci penseranno forse fino alle 2:25 di domenica, perché l'ambiente ovviamente in fibrillazione insomma. Perfetto, benissimo. Domenico, però, chiaramente, sì. Ecco, ti dico, però ti aggiungo una cosa, che insomma credo che siccome sono dei professionisti giocheranno la loro partita come è giusto che sia, ecco. Perfetto, io ti ringrazio Domenico davvero, poi ovviamente ci risentiamo. Davvero grazie come sempre, un abbraccio, e quando vuoi ovviamente ti aspetto qui in studio. Assolutamente, grazie. Ciao, grazie, ciao Domenico, mio collega di Canale 7, un giornalista molto preparato, a me piace fare squadra, a me piace il bello di questa trasmissione, che faccio veramente squadra con tutti, quindi questo è il bello di questo programma. Velocemente comunque, Lucio Costantini, mostrami, perché a me piace sempre far capire bene ai nostri spettatori, chi ci guarda da casa, quello che è il campionato di Serie D, quindi il prossimo turno del campionato di Serie D e ovviamente anche una panoramica con la classifica. Quindi il campionato di Serie D, la 26esima giornata, vede Bisceglie Scafatese, Cavese Pomigliano, Gelbison Brindisi, Grottaglie Fidelis Sandria, Manfredonia Arzanese, Potenza Savnese, Puteolana Monopoli, San Severo Francavilla, Taranto Gallipoli. La classifica vede la Fidelissania sempre in testa con 57 punti, più 6 sul Potenza, col Taranto che si è fatto davvero sotto, 48 punti. Il Taranto ha recuperato tanti punti, era assolutamente indietro il Taranto, oggi è terza forza del campionato. Bene comunque anche il Brindisi, che ha raggiunto il Brindisi e Bisceglie, che sono rispettivamente quarto e quinta posta, appaiate a 45 punti, hanno creato il primo vero stacco sulla Cavese a 41 punti, quindi potremmo veramente avere un unplane di squadre nostre, tolto diciamo il Potenza, che comunque ovviamente fa parte di una zona ovviamente a noi limitrofa della Regione Puglia, ma potremmo avere ben Taranto, Brindisi e Bisceglie nella fase playoff, con magari l'Andria direttamente nel campionato di Lega Pro. Scendiamo di categoria, ma dobbiamo parlare ampiamente col mister, perché l'Atletico Mora sta vivendo una stagione atipica, una stagione, ricordiamo che l'Atletico Mora è arrivato l'anno scorso a un passo dalla promozione nel campionato di Serie D, è stata ricostruita completamente comunque quest'anno, una squadra anche per esigenze ovviamente societarie.
un inizio di campionato difficile, poi tre vittorie consecutive, poi non si è capito praticamente più niente, con l'addio anche del direttore sportivo Piaruli, il nostro amico qui del calcio che ci piace, tante vicissitudini, però ora l'Atletico Mora è ritornato ad avere la sua compattezza, un merito, lo dico tranquillamente, e non per sviolinate, perché è davvero un tecnico preparato. Ora vi leggo anche una domanda di un telespettatore da casa, ma questo Atletico Mora ora deve fare il salto di qualità, perché adesso l'obiettivo playoff è davvero alla portata, ci siamo per i playoff e quello che è l'obiettivo comunque stagionale può essere davvero centrato. Sì, io ti ringrazio per gli elogi, spero di meritarli. Ripeto, una stagione un po' particolare, perché siamo partiti inizialmente non benissimo, perché inizialmente i piani non erano di quelli migliori, poi per fortuna, ripeto, la squadra comunque è stata costruita, anche se in ritardo, solo che poi a dicembre, conosciamo benissimo purtroppo la situazione calcistica in questo momento, i piani si sono dovuti un po' ridimensionare. Noi a dicembre eravamo davvero secondi in classifica e in finale di Coppa Italia, non ce lo scordiamo, perché comunque abbiamo perso una finale di Coppa Italia proprio a Brindisi contro il Francavilla, e ripeto, chiaramente a dicembre, andando via parecchie persone, i piani sono cambiati. Non bisogna mai dimenticarsi quella splendida notte con tantissimi tifosi poi del Mola al seguito, tanti applausi, perché veramente soltanto per un calcio di rigore. Queste sono un bel po' di foto dell'Atletico Mola, proprio le ultime, perché mercoledì c'è stata l'amichevole di lusso per l'Atletico Mola allo stadio San Nicola. Beh, mister, che emozione è stato toccare quella panchina. Beh, una grandissima emozione, ripeto, in una settimana abbiamo vinto a Nardò domenica scorsa e mercoledì giochiamo contro il Bari al San Nicola, è un'emozione davvero unica, vedere i nostri beniamini, affrontarli e giocarci su quel campo è davvero qualcosa di stupendo. Abbiamo visto i fantastici supporter sempre al seguito, quei ragazzi che vi hanno seguito anche a Nardò, davvero stoici, come si suol dire, perché davvero è bello vedere che anche nelle categorie inferiori ci sono dei gruppi organizzati, dei ragazzi che fanno tanti sacrifici per seguire comunque la squadra in trasferta. Invece queste sono le foto in casa, ovviamente, di una delle ultime partite dell'Atletico Mora. Beh, bella questa maglia gialla, mi ha colpito. Sì, è una bella maglia, è la seconda maglia del Mola, della Tesco Mola, però una bella maglietta. Ho visto, nelle immagini c'è anche il nostro amico Alfredo Tenzone, che è stato ospite qui in trasmissione. Come sta Alfredo? Beh, Alfredo lo conosciamo, se sta bene fisicamente è uno spreco in questa categoria. Adesso sta bene fisicamente, a Nardò ha trascinato la squadra alla vittoria, perché è un grande trascinatore, è un leader, diciamo anche silenzioso, però è davvero la nostra arma vincente. Mister, ti leggo la domanda che ci ha scritto Pietro Furio. Ciao Pietro, allora, come ci si sente dopo che torna a lei è stata fatta terra bruciata, allontanamento del DS Piarulli, cessione e cambi di 6-7 giocatori, aver sfiorato la vittoria di Coppa Italia di eccellenza per un solo rigore sbagliato, aver lanciato non meno di 4-5 juniors di sicuro a venire, eppure lei è stato messo in discussione ogni partita. Beh sì, saluto l'amico Pietro, è vero, chiaramente non voglio condannare nessuno, però si sa, quando una società come il Mola, che viene da una stagione stratosferica l'anno prima, affida, diciamo, le redini della squadra a un allenatore giovane come Muzio Fumai, che allenava in promozione, è normale che alle prime difficoltà tutti davano addosso al mister qui presente, è scontato, è così, quindi non voglio né condannare né dare la colpa a nessuno, però si sa, poi nel calcio parlano i risultati, e insomma, raggiungere una finale di Coppa Italia e essere ancora qui a lottare per un traguardo come i playoff, penso sia un buon risultato. Perfetto, davvero un grosso in bocca al lupo a te al Mola, vi voglio ovviamente seguire anche per la fase dei playoff, ovviamente poi ci troviamo qui nelle altre puntate in trasmissione, però prima di chiudere la puntata di quest'oggi, davvero il tempo vola, la domanda di Antonio Tanese devo recuperare. Ciao Antonio, mio amico, Marcello, volevo sapere perché mister Nicola non sta facendo giocare Minara, ma soprattutto Domizzi, che è il centrocampista migliore che abbiamo. Ti rispondo velocemente su Minara. Minara ha avuto un problema al piede, quindi
e per questo motivo diciamo, non è al top della condizione. Speriamo che ovviamente il giocatore biancorosso si riprenda quanto prima. Beh, su Romizzi penso che lo vedremo in campo domani, in campo con il Varese. Effettivamente è un giocatore imprescindibile in questo Bari, quindi mi trovi perfettamente in accordo. Mister, una battuta al volo: domani che Bari ti aspetti, qualche novità, informazione, un pronostico su Bari Varese? Ma pronostico uno fisso, ma in virtù di quanto ho visto mercoledì nell'amichevole affrontata contro il Bari, ho visto un Bari davvero carico, con tanta rabbia addosso dopo la gara di Avellino, quindi non esito a dire uno fisso. Perfetto, io ti ringrazio, ti aspetto quando vuoi ovviamente, e davvero un grosso in bocca al lupo. Ripeto, il calcio che ci piace porta bene, quindi ti seguo davvero costantemente, anche con tutti ovviamente gli amici che ruotano attorno al calcio che ci piace. Domenica dove si va? Sì, in casa a Mola contro l'Ascoli Satriano. È una bella partita, una squadra tosta la Ascoli Satriano. Sì, è in lotta per la salvezza, non è mai facile affrontare queste gare, si sa. C'è ancora Maiellado? No, non c'è più, perché mi ricordo che c'era Maiellado. È andato via l'anno scorso, quindi... Me lo ricordo, perché... Sì, l'anno scorso c'era ancora lui. Squadra rognosa, perfetto. Sì. È un grosso in bocca al lupo per domenica, ovviamente per tutto questo finale di stagione. Ringrazio Lucio Costantini da regia, tutto lo staff come sempre di Fly TV. Ci ritroviamo lunedì per la nuova puntata, come dico sempre il venerdì, sperando veramente di commentare una bella vittoria. Il Bari ha tre partite ora importanti, ricordo, domani contro il Varese, poi venerdì prossimo nell'anticipo di Pescara e poi in casa con la Pro Vercelli. Sono tre partite secondo me che diranno, decideranno il campionato del Bari, se davvero possiamo ambire ai playoff o purtroppo ci dovremo solo accontentare di una salvezza, magari il più possibile tranquilla. Da Marcello Mancino davvero grazie, ricordo gli appuntamenti come sempre, quindi 13:15, 21 la replica il giorno successivo, quindi domani mattina ore 9, e poi su YouTube, canale ufficiale Il Calcio che ci piace. Vi preannuncio che a breve cambieremo anche l'orario, dalle 13:15 passeremo alle 14, ma ovviamente vi informerò prima ovviamente questo cambio di orario, che renderà ancora più accessibile la trasmissione a tutti, un orario ancora più comodo che mi avete richiesto e che ovviamente faremo qui a Fly TV, perché ovviamente siamo sempre a disposizione del nostro pubblico. Grazie a Marcello Mancino, alla prossima, ciao! Per chi il vino non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'Antica Grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione. Vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekerie che sa stupirti sempre con i suoi menù. Il menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro e se vieni a pranzo da noi un cupcake gratis per te. Ma stacco è anche l'ora del tè, con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3. We'll be right back.
che questa è casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta e tantissimi preparati. Salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti. Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara.